Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele. Oggi niente unboxing, o meglio, parleremo di una serie di cose e faremo l'estrazione del vincitore del contest che è andato online del tempo fa. Esatto, oggi estrarremo colui che si porterà a casa colui che si porterà a casa un pop. Ma quale pop vincerà? Uno di quelli che è inserito qua dentro. Ma voi direte, come fanno ad esserci tanti pop qua dentro? E sono dei biglietti. Dei biglietti, per la semplice ragione che avevamo dei pop fisici qui e altri no, e quindi abbiamo detto facciamo un sorteggio. Ma oggi di cosa parliamo a parte di questo? Niente, oggi parliamo con loro. Ma loro chi? E qua dentro invece, ragazzi, ci sono i biglietti. Però vi spiegheremo tutto dopo la... Benvenuto, bentornato sul canale Tandem. Benvenuto, bentornato. Bene ragazzi, siamo rientrati dalla sigla, sempre più veloce oramai, e qua dentro, come potete vedere, ci sono una miriade di biglietti. Sono veramente tanti, adesso non leggo nomi a caso per il semplice fatto che se poi lo leggo ed esce quello, sembra una roba del genere. Ma come avverrà? Come avverrà o come avviene? Sono 75, perché cioè 73, sono stati 72, tanti questa 70. Volta. E in questo caso come avverrà l'estrazione del vincitore? Ad minchia, esatto. Nel senso, adesso, come se noi spareremo super cazzo e magari parleremo di cose che ci circondano. Cosa diciamo oggi? Niente, non no, oggi ci dedichiamo solamente all'estrazione e quindi direi che in questo momento possiamo cominciare a estrarre chi non vincerà. Esatto, sicuramente ne pesco un po' a caso, sì, ne pesco un ciuffetto. Quanti ne hai presi te? Cinque. Allora, sicuramente, sei ne ho presi. Sicuramente tre, non vincerà. Quattro. Emanuele Tallatin, mi dispiace caro ragazzo, sarai più fortunato. Quindi adesso ragazzi stiamo estraendo chi verrà escluso dalla vittoria. Tocca a me. Vai. Allora Jessica Paleraga. Vai. E poi non avremo neanche Super Mario. Che proprio magari è lui che ha partecipato. Ma è un momento di crisi. È venuto un buio. Sì. Silvia le voci o le uci, le uci. Perché devo accendere quella luce là? Allora. Dici? Ma sì, dai. Ma se puoi tornare, guarda nella telecamera intanto. Dimmi se va bene. No, ma va bene, perché anche questa luce. Bianco, Ah, ok. Apparirò come il nostro signore. Qui abbiamo Lutz Books Rubio ed è stato eliminato anche lui. Faccio. Perché se sono i nickname. Poi abbiamo un po'. Viene eliminato Luca Di Pasquale. No, Di Pasquale no. E poi anche Matteo Flori. Tutti i nomi normali vengono eliminati. Poi viene eliminato Lucard Sin. Ok. E poi ne ho presi 7, quindi. Ma sì, ma io continuo a pescare, tanto sono 70. E qua viene anche eliminato YouTube. Chi è YouTube? Viene eliminato da questo biglietto piccolino Alessandro Conti. È un nome lungo e l'hai messo in un biglietto. Ma perché li ho scritti a caso. Ah, okay. E poi viene eliminata anche una donzella di nome Elisa Cerona. Mentre viene eliminato un utente un'utentessa che si chiama The Violet 13 o 13. Elimino anche dei pop? No, quelli eliminiamo alla fine. Quindi ragazzi, adesso cosa facciamo? Ne eliminiamo altri oppure... Parliamo di qualcosa. Ma di cosa vorrei parlare? Innanzitutto che questo video era concentrato sul contest dei Funko Pop Rides. Infatti abbiamo fatto partecipare ragazzi anche quelli che inizialmente avevano sbagliato a scrivere. Sì, abbiamo messo dentro tutti e boh, tanto erano solo un paio. Guarda, qui abbiamo dai, anche... Dai, eliminiamone altre due di me. Non posso parlare di questo. Parla di quello. Niente, abbiamo un enorme zucca su uno spaventapasseri ed è alias il nostro caro amico di The Nightmare Before Christmas, Jack Skellington. Quindi? Quindi io adesso voglio andare ad estrarre altri. Ah, ti vuoi eliminarne ancora? Sì, ancora. Facciamo rimanere tipo 3. No, dopo diventa troppo lungo. Dai, 3, io ne ho presi 3 questa volta. Io ho presi 74. No, prendine 3 anche te, Pensa ai fortunati che lì. No, quello col cognome tipo il mio, Manuel Magnani. Ma perché sei stato eliminato? Ma no, e invece qua abbiamo un eliminato che forse lui aveva già vinto uno dei nostri conti. Ah, Simone sì. Banchero. Simone. Ciao Simone. Non è che puoi avere sempre fortuna. No, infatti. E poi abbiamo Daniel Lewis. Ciao Daniel. È eliminato un ragazzo che ha come cognome un componente della bicicletta, Stefano Catena.
E qui invece abbiamo un concorrente eliminato che ha come nome un formato di disco. Comunque abbiamo DVD 92x1. Ma che nomi. Poi abbiamo eliminato una ragazza, Valeria Matalone, mi dispiace, perché in questo caso vorrei che magari qualche ragazza fosse la vincitrice. Così. Così, perché, così, perché siamo pro donne. Ciao, cosa facciamo? Prendiamo i 5 che parteciperanno all'estrazione finale? Ma io ne elimino ancora un paio. Allora eliminiamone ancora un paio. Allora eliminiamo Milena Sica. Ciao Milena. Allora elimino andiamo... quello che tu hai buttato dentro. Allora, ecco, da quando ho detto che vincesse una femmina, stiamo eliminando sì. Elisa Ciminelli o Climinelli, adesso non so. Cinzia o Cintia Ritucci. Ma che cazzo? Spero che vinca un uomo. Ok, vinca un uomo, ne elimino ancora uno. Kales 27 eliminato. Diego Bazzucchi. Bazzucchi. Attenzione, che questo di Reggio Hotel che non so che cazzo. N1990S. Ah, ok, eliminato. Ok, ragazzi, adesso teniamo quelli che sono i possibili vincitori. I possibili vincitori. 5 a testa? No, che 5 a testa, 5 totale. Dai, ne prendo 2. Facciamo 6, 3 a testa. Dai. 1, 2, 3, questi qua. Questi li posso buttare via. 1, 2, 3. Questi qua li posso mettere qua in un angolo. E questi vanno insieme a quelli, va bene? Sì. Ok. Qua potete vedere tutti i biglietti di altri. Parteciperanno all'estrazione finale qui sulla ruota di tandem. Chi parteciperà? Sono curioso. Stefano Bazzon. Stefano Bazzon, poi parteciperà Mike Geli o Ghieli. Ah, Geli, ho capito chi è. Geli. C'è scritto poi. Poi, posso andare avanti io? Prego, prego. Aperto. Semplicemente Andrea. Come si chiama? Okay. Semplicemente Andrea. Poi abbiamo Mario Lovino. E poi, per quanto mi riguarda... una donna. Sì, no, dobbiamo trovare una donna, la fa niente. E poi Elair Pandemonium. Ok, e poi Emanuel Severgnini. Questi sì. Sono... Allora, io no, ho partecipato... La qualità dei sessi. Peschiamo una... Cerchiamo una donna. Ma facciamo? Scusa. Questi qua nuovi, che non abbiamo ancora... Vabbè, ho capito, ma troviamone giusto, una. Però. Ma sì, che è giusto. Questo, vediamo chi è. È una donna, non diciamo no, un uomo. È un uomo. Dai, una donna dobbiamo trovare tra quelli che abbiamo. Che cazzo di nome è questo? No, uomo no. Donna, cioè è troppo lungo, cioè. Oh, ragazzi, vogliamo far partecipare una donna. Due donne. Ho capito, ma se metti che non ce ne sono più. Se vuoi, ma magari anche questo potrebbe essere una donna. Ma non si capisce. Vabbè, ragazzi, abbiamo eliminato tutte le donne prima, cazzo. Non rimane uno. Allora. Questo mi piace. Eleonora! Eleonora Vita, ne ho trovata una, dai, ancora una. Anche questo però non è male. Questo nome. Lascia perdere. Oh, ho trovato, eccolo qua, Maura Annis. Oh, perfetto. Dai. Ragazzi, abbiamo improvvisato. Improvvisato, si improvvisa. Quindi, ragazzi, abbiamo due donne che sono Eleonora Vita, Maura Annis, Mike Geli. Semplicemente Geli. Andrea, Stefano Bazzon, Mario Lovino, Emanuel Severini. Perché dico Emanuel? Si chiama Emanuel, vabbè. Emanuel, sono tanti. Elair Pandemonium. E questi... sono i partecipanti. Però adesso facciamo un'altra cosa. Andiamo a togliere alcuni pop che non verranno estratti. Esatto. Ok, quindi quelli lì sono i partecipanti, tu cominci a ripiegarli, che mettiamo qui dentro. Sì, mamma. E in questo caso io vado a togliere un pop. Prego. Vado a togliere un pop che non sarà estratto. Il pop che non sarà estratto è Korg. Eccolo qua. Detto anche Korg. Culo di marmo. E qua ovviamente passerà anche la foto davanti a noi per farvi vedere meglio il pop in questione. Se qualcuno di voi voleva vincere Korg, mi dispiace, lo mettiamo qua. Tanto loro non sanno che pop ci sono in premio. Ho capito. No, guarda, tira fuori l'altro. Anche perché ne rimarrà solo uno. Ok, quello che sicuramente non verrà estratto è Hulk. Hulk in versione Avengers. Li lasciamo dentro. Messo mezz'ora spiegato questi nomi. Lasciamo dentro tutti e due o li estraiamo in contemporanea? Contemporanea, dai. Dai. Ma direi allora, di fare una pausa pubblicitaria? Prima dell'estrazione finale? No, andiamo avanti. Andiamo avanti così. Controllo che sia tutto a posto e partecipiamo anche noi all'estrazione. No, è tutto qua come tutto sei bello. Posto? Come sei bello. Va bene. Allora, ragazzi, andiamo ad estrarre l'ultimo pop che non parteciperà all'estrazione. E quindi poi vi diremo qual è il pop in palio. Questo è il double pack di Ultron vs Sigma contro Sigma. Ciao. Non parteciperanno neanche loro. E quindi il pop che sarà vinto dall'estratto sarà. Ma prima vediamo chi è che è estratto. Andiamo sempre al contrario? No, adesso a caso. Chiudi la porta. Vai. Facciamo
facciamola a chiusa, così girala verso la telecamera, e con le tue manine vai, estrai, il nome. Sparito. Questo, ok. Allora, il vincitore del contest è... Ma vediamo prima cosa vince. Che cos'è? Allora, attenzione, vince il pop di John Locke di Lost. Vince proprio lei, la donna che è stata ripescata, e abbiamo Eleonora Vita. Brava Eleonora, abbiamo la vincitrice donna. Hai vinto il pop di John Locke, non ce ne vogliono gli altri, però insomma non è che potevamo far partecipare tutti gli uomini all'installazione. No, in questo caso sbilanciato, no? Abbiamo voluto, diciamo così, compensare un po', e ti è andata bene. Quindi Eleonora, ti aggiudichi questo pop, scrivici sulla pagina Facebook, scrivici in un messaggio privato, scrivici dove vuoi sul muro di casa e fatti sentire, insomma. Esatto, ma che cos'è che esatto? Va bene ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto, è stato... diciamo così, un contest quasi estivo, nel senso che volevamo accontentare almeno uno di voi, e sicuramente nelle prossime settimane ne arriveranno altri, perché comunque vogliamo far partecipare tutti, dai. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, complimenti alla, alla vincitrice, e niente, un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao.